Allora, visto che ci siamo tornati, io devo scrivere il mio tweet perché voglio provare a fare come Moonboy per farvi capire che Oh sto no. facendo in diretta. No, che devo fare? DK will win game 2. Aspettatevi. Aspettatevi il game 3. A posto, ho fatto il mio Bene. tweet. Hai fatto eco a Moonboy che ieri durante la serie dei KT Roster si è preso la briga di scrivere: ah, sono contento che Aria stia avendo più comfort in NCK, le sue performance stanno migliorando stabilmente in queste 2 settimane, tutto in inglese ovviamente, sto traducendo al volo, è partito un po' inconsistente, però ora sta proprio sweggandosela sui ragazzini, tradotto, styling on kids. Sapete come è andata a finire la serie poi? Che tiro roster counter sweepati dai Leaf Sandbox, al che io gli ho risposto: grande Moon, se fai gli auguri di compleanno a qualcuno, quel compleanno è probabilmente l'ultimo. Quindi che ha riscosso anche più successo del suo originale. Quindi sì, abbiamo provato a emulare il buon Moonboy. Devo dire, forse oggi sei un po' più una botte di ferro nel fare i tuoi complimenti da Monchia di quanto non lo fossi ieri. Io stesso, durante la prima vittoria dei KT Roadster con Eddie, ho proprio avviato un rant molto critico nei confronti della partita dei KT Roadster, che nonostante avessero vinto, avevano lanciato una monetina sul Baron con 10.000 gol di vantaggio, rischiando grossissimo. E infatti poi si dimostrò non essere una buonissima giornata per i KT Roadster, che finirono col perdere contro dei sandbox veramente tragici. Ma questa è un'altra storia. Siamo su Anwa Life Esports contro Da Monkia. Una prima partita che è stata il classico Canyon Show, che fa anche un po' il verso a quella che è la composizione jungle mid dei due. Ma qui è uno showmaker un pochino più nel suo, ad accumulare quante più risorse possibili, a dover rappresentare una bocca da fuoco più importante. Un Burdol molto sacrificato, che mi ha ricordato un po' Khan, che ha richiamato molta attenzione sulla topside mentre Canyon e Showmaker prendevano tutto il possibile. In bot side, grazie a Deacon e McKennie molto disciplinati, una sola scivolatina per loro. Questo è il piano che ti dirò, che non riuscivano nemmeno a mettere più giù troppo facilmente con Ghost e Beryl nell'ultimo periodo, perché Ghost e Beryl spesso e volentieri erano schiacciati sotto torre in assenza di prio, avevano concesso più di una solo kill, erano sotto a gold, non erano poi pericolosi quando si doveva lottare sugli obiettivi. Deokdam e Kellyn sono pericolosissimi, perché quel Deokdam da 300 CS in 27 minuti ha fatti sentire i colpi del suo Kraken Slayer, del suo Rapid Fire Cannon sugli avversari, e Canyon ha potuto veramente, ogni qualvolta lo desiderava, camminare verso la botside, trovare Deokdam e Kellyn. Full vita, con gli avversari schiacciati sotto torre, si prendeva neanche la briga di divare gli avversari, si staccavano Deokdam e Kellyn e nessuno poteva andare a fare nulla per contestare quel drago. Ripeti per 2 o 3 volte, come dicono gli inglesi, gli americani, rinse and repeat, che vuol dire sciacqua e rifai da capo, e l'hanno fatto 3 volte, avevano soul point, sull'unico fight un pochino più conteso si è visto ormai il vantaggio monetario che era insito negli inventari dei Damwon. Troppi oggetti in più, lo stesso Etrurian pre-fight ha detto: ma qua sono 3, qua sono 2, qua sono 3, qua sono 2, qua sono 3, sono 2, mi pare di notare che ci sia del vantaggio. Esattamente, caro Etrurian, non C'era. si è Infatti, giocato neanche il fight. poi l'altro errore, errore comunque, il problema da parte di Yamalife è stato in quel fight all'ultimo drago. Come sono entrati? Stavo distruggendo il microfono. Come sono entrati? Stavo distruggendo il microfono come da Monkey hanno fatto con le speranze di Yamalife in game 1. Uno alla volta. Quindi proprio c'era l'idea del fai questo fight, proprio questo fight. Dudu entra, guardate, hanno il tempo di utilizzare tutto e arriva solo ora l'entrata dell'eroe. Quando il povero Dudu era già morto. Eh Sembra sì, perché proprio in stasi non che può cliccare, Karis, ovviamente. Doveva riuscire a cliccare il prima. frame prima della stasi, così durante la stasi Galio poteva bufferare la sua carica dell'eroe, la sua entrata dell'eroe. Ma devo dire, di nuovo, sottolineiamo anche i meriti di Damwon, perché se quel Dudu Naturalmente. arriva a un terzo di vita disperato, ecco, magari sottolineiamo i meriti dei Damwon, analizziamo quello che è stato il passo falso critico, però sottolineiamo anche che la partita era persa se i Damwon Sì, sì, avessero sì, sì. fatto qualsiasi cosa. Quindi eravamo già in quello scenario in cui sei alle corde, Canyon continua tu dici alzo la guardia perché adesso mi arriva un montante in faccia. No, continua a darti ai fianchi, il fiato ce n'è sempre di meno. Alla fine, dopo 6 secondi che sei alle corde a prendere i pugni, provi a smanacciare qualcosa, rompi la guardia e Canyon ti infila un gancio nel mento e vai per terra. Ecco quello che è successo. Hanno provato a tirare quell'ultima smanacciata disperata agli Anwa Life e sono stati droppati al tappeto senza possibilità di replica. Burdol, sai che mi piace tantissimo che la regia abbia dato questo MVP. Mi piace tantissimo perché secondo me è veramente giusto andare a riconoscere quello che ha fatto Burdol sto game. Agli occhi più attenti è stato un giocatore cruciale nel distogliere un sacco di pressione dalla mid e dalla bot side. È stato davvero
vorrò addirittura lanciare una provocazione, è stato l'unico giocatore attivo dei Damwon tutto il game, era l'unico davvero coinvolto in qualcosa dall'inizio alla fine del game, oltre a Canyon, che però era un po' più di riflesso, non lo poteva fare Canyon se non ci fosse stato costantemente Burdol a prendere due persone sulla topside. Quindi mi strapiace che per una volta non si sia guardato al KDA, che per una volta non si sia andato a spulciare il kill participation at 15 in una partita con 0 kill, ma che si sia andato a riconoscere che Burdol proprio strutturalmente è quello che ha dato più sbocchi ai propri teammate. Mi piace, bravi colleghi oltreoceano. Volevo vedere anche 8 su 13, giusto, volevo vedere i media, mi hanno piace. Deciso di dare due punti anche a Showmaker, invece Corea, Observer e English, mi sa che era più Cina, perché ho letto Korean caster, sono, Korean. Sì, sono la broadcast crew di LCK la maggior parte, i nostri colleghi Wolf Atlas dall'LCK Global, quindi diciamo inglese, e anche un paio di voti per la Cina, uno per la Cina. Sì, un paio di Observer e caster cinesi, sì. Credo sia tipo 8-3-2, una configurazione del genere. Hanno votato comunque anche per Showmaker, tanto perché comunque Showmaker è il nome, però sono sì, d'accordo non ha con fatto te. Molto sto game, è sì. stato solido, ma... Ha fatto il suo, ha messo i suoi danni, ha preso le sue kill, ha farmato ogni ben di Dio, e parlavi di copia e incolla, ecco, potrebbe succedere la stessa cosa da parte di Young Life, che decidono di riniziare, di partire di nuovo sul Blue Side. Un'altra piccola nota, visto che a me piace tirarti un po' di statistiche a caso in faccia, caro Wally, così almeno tu me le puoi snocciolare come se fossero le noccioline prima dell'aperitivo. Stavo notando come i due team avessero bannato differentemente rispetto a quello che bannano principalmente in blu e in red side. Perché se normalmente Young Wildlife bannano in blue side campioni come Twisted Fate, come comunque Tryndamere, che ora vediamo qui Twisted Fate, ma comunque altri campioni, questa volta non è successo. Sembra proprio che abbiano provato a fare una tailor made, visto che ormai siamo di dicerie inglesi, pick and ban face, senza trovare assolutamente niente. Sì, devi un po' cambiare il tiro perché i Damwon hanno delle identità. In realtà questa, nell'ambito della top della classifica, è una vulnerabilità al momento di Damwon. Il fatto che abbiano delle draft molto specifiche a cui si appoggiano ultimamente. I Damwon dell'anno scorso avevano tantissime forme differenti, dalla top side molto forte con priorità per Khan su quei campioni tipo Lee Sin, al classico mago mid più... gioco lento e teamfight, quindi scalo in top weak side, quindi Sion che è un weak side ma scala, bot che scala, mid che scala, jungle ausiliaria, hanno tantissime forme diverse. Adesso credo che i Damwon si siano testati, anche quello che suggerivo poco fa, su un Showmaker carry mago da cumulo, classico Viktor, Orianna, questi campioni molto forti late game, Canyon regista, spesso però con attitudine da carry, Diana è il suo top pick, quindi sia un regista che però una bocca da fuoco importante, botlane sempre comunque prioritaria perché Canyon vuole fare 4 draghi a 0 in 20 minuti e top che dipende, top effettivamente dipende perché anche due giocatori molto diversi tra loro tra cui scegliere. Io parlerei molto rapidamente delle draft, visto che sono copia e incolla rispetto a prima, abbiamo di nuovo la priorità per SamD su quella Fedex B1, abbiamo giustamente da prendere precauzioni su Twisted Fate Showmaker, no, non puoi, che farebbe troppo da... non può selezionarla, è disabled, ok, sta un po' provocandoci il buon Canyon, e Renekton che per Burdol è un po' un... beh, non è solo per Burdol, ha il 98% di presenza in draft, Renekton è troppo forte. Io spero prima o poi di vederlo filtrare un'altra volta. Renekton è filtrato una sola volta, 54 ban e un pick per ora per lui. Siamo di nuovo su Leona Jinx, un classico. È una bot che a me piace molto questa. Tante volte a Jinx si vuole sempre affiancare un supporto un po' più babysitter, salvo poi dimenticarsi che Leona fa anche benissimo il babysitter, fa peeling per intenderci molto bene, però hai anche un potenziale d'assedio fortissimo, l'abbiamo visto nel game precedente. Leona spara un solar flare da uno schermo di distanza, se trova un assist anche solo per sbaglio damage, il fight è finito, anzi se anche raccogli una torre, se anche raccogli un drago. E mi piace molto perché riesci proprio a mandare in avanti, riesci a sfruttare molto il potenziale offensivo di Jinx con questa botlane senza perdere troppi punti nel gioco reattivo, insomma nel peeling che vuoi fare per il tuo tiratore. Attenzione, il furtarello di... si scambiano i mid laner, cioè che un po' ride a mezza bocca su questo pick di Viktor e sulla possibilità di andare tranquillamente a sua volta per un Galio.
però mi piacerebbe moltissimo vedere quel film. Aspetta, no, ma non c'è Grace può essere bannato, eh? Grace può essere bannato poi in seconda rotazione, quindi quel Trindamer non di... Oh no. Wakali Shoemaker. Oh no, no, fermi. I Danwon Kia mi devono prendere i due campioni che più sto odiando in questa patch e me li devono mostrare. Un in game... Aspetta, che può ancora arrivare Olaf Game 2, eh? Lo vedo no, bene qua. No, per favore, no. Non mi dare questa brutta notizia. Allora, parliamo chiaro. Akali può essere ancora il campione che ti punisce anche se non dovrebbe punirti con la tua famosa iterazione da... tank può essere ancora giocata top da Burdol, perché ancora non è stato Burdol piccato il top molto, laner. Burdol e Rascal sono grandi fan infatti di Akali top. Con il Camp Tank Turbo diventa ancora più forte, perché Burdol dice ok, io arrivo ai miei 1100, prendo il tizzone, arriva il Camp Tank Turbo, GGVP, è stato un piacere tutto aver giocato con te, ora ci divertiamo in qualche modo. Sì, mi aspetto possa accadere perché in questo team al momento c'è già una buona miscela di danno se vai a prendere anche una Akali da... Conoscendo quello che probabilmente prenderà Burdol, che può benissimo essere una Akali. Quindi pensa nei panni di Amalife dover aspettare il flex di quella Akali. Non è molto bello, perché Akali sarebbe sulla carta un pick molto facile da counterare. Ci sono un sacco di campioni che le danno fastidio. Potresti flexare Dudu Victor top e metterle Galio in faccia. Potresti andare a scegliere un Bruiser tipo Set da mettere contro Akali. Ci sono molte soluzioni spigolose con cui puoi andare a rovinare quella festa dei Damwon che hanno preso una Akali. Dipende capire dove cacchio è, però, perché non è facile. Quello può essere addirittura Rascal solo lane di memoria insegnato, infuso al suo pupillo Burdol. Cioè, è difficilissimo. Io spesso ripercorro un punto anche la Champion Pool di Rascal, perché mi aspetto che i due abbiano lavorato molto insieme, si siano confrontati molto, visto che Burdol è stato il secondo di Rascal per tutto il suo split esordiente l'anno scorso. Però, insomma, vediamo. Cerchiamo di capire, perché questi sono potenzialmente due flex pick, non c'è nulla da fare. Gli Anwa sono al buio. Che bello vedere Lee Sin, è una gioia che mi riscalda il cuore, almeno me ne becco solo uno. Sto pensando anche al fatto di comunque i giocatori dei Danwon Kia che hanno giocato in maniera eccelsa intorno a tutto questo, perché il fatto di vedere comunque questo flex e quindi non dare la possibilità agli stessi Amalife di capire, Shoemaker ha ancora modo di poter pensare se voler veramente Akali oppure cambiare. Burdol, l'abbiamo detto, l'interazione tank da parte di Akali permette allo stesso Burdol di poterla giocare in corsia superiore in maniera più a cuor leggero rispetto a quello che uno poteva dire se uno gioca Akali in corsia superiore. E infatti Shoemaker si andrà a prendere le blank che può avere un non tanto un turning power sulla minion wave, poiché comunque Victor pulisce meglio la minion wave rispetto alle blank. Questa è la base. Buongiorno SMD, come stai? Ma soprattutto io stavo pensando a quando Shoemaker potrà ingaggiare su quel Victor e dire ehi, sei immobile, sei inutile, se utilizzi il campo gravitazionale male, sei morto. Perdono, mi ero mutato. Ho teso una trappola e Trulian che pensavo io stessi parlando. Ma in realtà ero mutato. Un noodle special che anche a me non può mancare. In effetti questo vale anche per altri campioni, oltre a Victor. Perché non ci sono grossissimi strumenti di peeling in questa composizione. Una volta sparata la mezza luna difensiva, una volta che Rakan, tra l'altro con un giusto delay, va a provare il knock-up, non ci sono grossissimi strumenti per andare a pilare per la backline. E, è preoccupante, perché di elementi per insinuarsi nella formazione nemica ne hanno tanti Damwon, e anche quando non si tratta di insinuarsi direttamente col corpo, con Akali, con Lee Sin, con le blank, che già basterebbe e avanzerebbe, c'è anche il Solar Flare, c'è anche la Lama dello Zenith. Questa è una dive comp bella e buona, questa è una composizione con cui Damwon non vogliono nemmeno pensare a come premere nel teamfight, vogliono semplicemente camminare verso l'avversario, sfruttare il grande burst dei loro campioni, la grande mobilità di quest'ultimi per far finire il fight in un batter d'occhio. E se dovessero arrivare con un minimo vantaggio sugli obiettivi, questo sarà assolutamente possibile per loro. Beh, siamo entrati sulla landa dei evocatori, quindi ladies and gents, utilizzo questa piccola citazione a te caro Wally, gli hashtag li conoscete, HLE Win, DK Win,
Beth sono naturalmente state, sono tuttora, immagino, per qualche secondo ancora a vostra disposizione. Diteci la vostra. Wolcat, non te lo chiedo perché so che hai paura di dirlo con me. Ho smesso, ecco. Basta, non punterò mai più, mai più quei punti canale. Cioè rifarmi e basta. Sì, 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 rifarmi e basta. Questo è il mio sport 2022, farmare i punti e probabilmente sotto Words o MSI sparacchiarli sui miei beniamini come maledizione finale, probabilmente, più che benedizione. Allora, qui ti faccio subito una domanda a te, però. Vedo Lethal Tempo, quindi tempo letale, Lethal Tempo, detto in inglese un po' più preciso, da parte di Xin Zhao. Conquer stacking, attitudine un po' più da tank, piuttosto che una bird centric, non so perché preferire il Lethal Tempo al Conqueror Stacking, sinceramente. Non mi piace, tutto così a pelle non mi piace, vedo indispensabile per quello Xin Zhao fungere da tank, quindi di conseguenza voglio vedergli utilizzare il Conqueror maggiore di Lethal Tempo in questo game. Non lo so se arriverà una qualche iterazione strana della build, se può essere addirittura un misclick. Giusto, okay. Rimarcare che non è... Allora, c'è anche da dire che però i fight sono talmente fulminei. Secondo me questa è la versione peggiore di un Hail of Blades Xin Zhao, ecco. Probabilmente non vuole fare Conqueror perché è talmente fulmineo il fight che non pensa di riuscire davvero a fare Conqueror Stacking e durare molto nel fight stesso. Mm-hmm. Però a quel punto, perché non andare per un burst di Hail of Blades e ramo rosso? Perché addirittura non forzare la mano e fare una cosa ancora più strana, più esotica, e andare per un primo ramo resolve? Non lo so, queste sono soluzioni che preferisco a Lethal Tempo così a pelle. Mi hai fatto una domanda molto intelligente e devo fare i miei studi post game, perché è molto interessante la scelta di Lethal Tempo qui. Mi sembra la versione peggiore di Hail of Blades. Mm-hmm. Sì. Mm-hmm. Vediamo, comunque, naturalmente avrà avuto le sue idee. La gente non è stupida, perché se un flick è lì vuol dire che qualcosa capisce del gioco, e comunque avrà parlato anche con il suo coaching staff. Ma nel frattempo, come dicevo, prime fasi di gioco, Showmaker deve subire la RAS che porta Karis, grazie al suo raggio laser e tutto quello che vuoi nella tua vita. Nel tempo Showmaker va a bloccare il giocatore con le catene, questo permette un piccolo RAS da parte dei Downwon Kia in corsia centrale. Corsia superiore, ve lo dico, io sto aspettando il tizzone per iniziare a parlare di quanto è bello giocare contro Kalito. Sì, non, tra l'altro non disdegnavo del tutto il Conqueror, perché in realtà è un falso assassin quella Kali, lo sappiamo, il fight dura abbastanza lungo. In realtà l'unico vero e proprio burst no counterplay è quello di LeBlanc. A Kali non ti basta come un assassino puro, Lee Sin, a meno che non vada a letalità, e conoscendo Kanyon potrebbe pure tirarcela fuori quella build prima o poi. Non è un burst. Sì, sono abbastanza... Sto proprio ricercando spasmodicamente nel mio cervello, aprendo tutti i cassetti della memoria, il perché potrebbe essere la keystone preferenziale quella Lethal Tempo, e ancora non sto avendo risposta. Ad ogni modo, concentriamoci un pochino sui matchup, che ho un pochino saltato quella fase in cui vi faccio il breakdown. Sei stato molto bravo tu nel parlare un po' del matchup centrale in LeBlanc versus Victor, in cui sicuramente Victor assume una postura difensiva, clira molto bene, di conseguenza può anche andare ad assumere priorità, giocare un po' più aggressivo e cercare di poccare LeBlanc, salvo poi dover giocare con l'abbraccio alla torre di default, perché non può davvero muoversi da lì quando LeBlanc ottiene il potenziale, sblocca il solo kill potential con livello 6 e con un primo oggetto mitico, soprattutto se è Tempesta di Ludens, che credo che farà, tra l'altro. Mentre nel caso di top lane abbiamo all'inizio sicuramente Gwen non può fare troppo la voce grossa, complice il key di Akali, quindi non è un vero e proprio costo in mano. Akali può arrassare molto Gwen e ha anche un sacco di spaziature possibili sul tentativo di inseguimento di Gwen con la E. In bot lane abbiamo la classica situazione dell'aggressore e dell'aggredito, però questa iterazione particolare della bot lane con Jinx e Leona, l'avete già visto che cosa è riuscita a produrre. Guai a definire assolutamente cauto e reattivo il gioco di Jinx. Primo sangue che... Ok, vai in mano a Akali. Ed è molto buono. È molto buono.
L'unica cosa, sto pensando a questa Minion Wave, perché è in ottima. Teoria... Uscita into Burdol, è ottima. Infatti. Guarda come già sta rosicchiando, è più compatta sotto la torre perché ci sono stati due CS di Burdol che hanno fatto un attimo schiacciare la wave nemica, quindi cosa succede? La wave si accumula e fa focus tutto su un pezzo, addirittura ci sono dei top laner che a minuto zero lo fanno, di andare a accumulare la wave facendosi prendere un attimo di focus. Ed è esattamente quello che è successo naturalmente alla wave grazie ai due CS che erano rimasti lì per Burdol. Guarda come accumulano prima, perché si è leggermente nella metà campo di Dudu le wave. Guarda come Dudu adesso o riceve un gank di on flick con cui riesce a clearare liberamente la wave, non necessariamente si va a cercare di uccidere Burdol, altrimenti questo slow push verso la torre di Burdol metterà Dudu a giocare in uno spot scomodissimo. Ma in bot succede di tutto. Infatti arriva l'aggressione, il flash da parte di Deoctam grazie anche a Gravitum di SMD, che non gli permette di giocare in maniera tranquilla, rilassata. Ci dovrebbe essere qualcuno, forse, da quelle parti. Potrebbe esserci il jungler. Infatti, Canyon è pronto. Ancora non lo sanno. Non lo sanno per niente. Però Canyon decide di arretrare. Capisce che forse è meglio attendere. Altra nota che voglio parlarne con te, Wally, è il fatto che di nuovo Deoctam va a prendere il mietitore dopo la faretra solare. Sembra quasi che voglia barstare gold. Sì. Questo è parte il fatto che stia vincendo lane più comodamente del previsto. Parte il fatto che comunque il ruolo che hanno Deck McKellen nel game sono delle assicurazioni sulla vita per il late game. Deck McKellen di base è richiesto loro di giocare in modo un po' più conservativo per essere poi worth late game, insomma non devono avere necessariamente premuto sull'acceleratore tutto il tempo, devono accontentarsi di prendere prima e accumulare risorse, non devono trasformare la priorità in tentativi di dive. Qui Canyon, anche nel game precedente, avrebbe potuto probabilmente divare 2-3 volte se MD è vista, non lo fa perché ci sono... È già una win tenere Sam di vista sotto torre. Lui va addirittura a vincere su altri quadranti. Kellyn, date per essere gankati, ma c'è subito il counter engage. Perfetto. Prima kill in questo fight trovata proprio da parte di Canyon. Ora un flick a Y grossi perché Canyon trova una seconda uccisione. Ora Canyon vuole aggredire lo stesso Vista, sta aspettando il momento in cui salterà per poter attivare il suo Sonic Boom, ma così non è, perché è stato molto bravo Vista a utilizzare la sua entrata trionfale nel momento giusto. Ora, altro piccolo problema è quello per il povero Karis, perché come avevamo detto, benvenuti al momento in cui LeBlanc ti ganka, anzi non è che ti ganka, ma comunque ti prende la vita, quello te lo posso dire tranquillamente. Non capisco il disrespect di Karis conscio della presenza di Siri in quel quadrante. Probabilmente colto un po' di sorpresa dalla postura, bisognerebbe proprio avere la telecamera su come è partito quel laccio di Showmaker, perché Karis lì di base deve assumere un posizionamento cauto. Sina in quel quadrante, ha una grande mobilità, non ha speso grossi punti vita, può arrivare a prendere sotto torre, e così è stato. Un po' crollata la mappa a questo punto. È vero che Devon e McKellen sono i late game insurance di questi da Monkia, ma una volta che vanno così bene, perché non provare a fare un counter gank? Perché non provare a dargli una mano? E così è stato. Canyon si è fatto trovare puntualissimo sul counter gank, ne escono due kill per lui ed è già bello che è avviato alla Gore Drinker. E naturalmente è altra occasione per Devon e McKellen di andare a prendere priorità. Tra l'altro, se ho visto bene, ci riusciranno a staccare wave un pochino sulla metà campo per andare a crasharne due agli avversari e avere il call gratuito. Qua Devon e McKellen non si mettono in discussione, guai a chi lo ha fatto nelle giornate di avere questa LCK. Chi ha seguito l'anno scorso lo split estivo ha visto la grande crescita di questa botlane nelle fila dei Nongshim Red Force e ha sicuramente avuto modo di constatare come meritino il titolo di miglior botlane, pari merito quasi con Guma e Keria. Ricordo gli award dell'anno scorso che vedevano addirittura Deoctam come miglior tiratore, complice anche il fatto che Guma e Teddy si contendevano un po' il campo 50-50 e Kellyn era nel secondo team LCK, All-Star LCK, dietro appunto a Keria che invece era il support indiscusso del primo team. Quindi due giocatori che sono rispettivamente, l'anno scorso, il miglior carry e il secondo miglior support. Mica bruscolini. Non sono bruscolini, ma sicuramente quello che sta prendendo Canyon è un bel masso formato drago, dato che il drago della montagna è il primo al minuto 10 green nelle altre partite, grazie anche al fatto che era comunque Olaf, era molto più semplice. Altra piccola nota, se
Shoemaker, mi posso parlare a Shoemaker? Grazie mille. No, devo rendere la vita di Kairi sull'inferno. Dammi un attimo Etrurian, sta dicendo. Il fatto di come Deokdam sia stato molto bravo a utilizzare il Lia nel momento giusto per rimanere con molta vita in più, e di come ha rischiato di morire con il vento che diventa fulmine, mi sembra che si chiama così la W di Xin Zhao, che andrò a ricontrollare grazie alle nostre Wikipedia che abbiamo, anzi Ligipedia che abbiamo all'interno dei nostri server privati. Sì, volevo dirvelo, PG ci dà i server privati per poter vedere le spell, perché noi siamo privilegiati, io e Warcraft. Però si è salvato in quel momento e così non ha dato la kill. E poi infatti, come avete visto, non è andato per cercare l'uccisione su un flick, quanto più il sono safe, farmo, pusho, così sono tranquillo. Super Mega Razza della Morte per bloccare recall di SMD. Drago conquistato, avete visto l'Herald che era stato conquistato in precedenza da un flick, che prova l'aggressione su Shoemaker. Arrivano le catene terre, seconde catene terre, entra vista con la toccata e fuga. Shoemaker deve utilizzare il flash per scappare. È un canyon diverso, ha come obiettivo macroscopico sempre l'acquisizione dei draghi, ma si rende conto di avere molte più libertà per quello che riguarda il gioco pre-drago, quindi lo vediamo addirittura posporre la presa del drago pur di trovare un assist in più, un'uccisione in più, una priorità in più che blindi il drago al 200%. Infatti lo vediamo qua, non si fa attendere la posizione molto cattiva di Canyon. Canyon arriva subito, bello questo insec con la fiamma solare. Attenzione, Deokdam rischiava tantissimo, infatti deve riutilizzare la sua guarigione grazie alla veglia lunare, ma spoiler, ora oltre al danno anche la beffa. Primo mattone, si va a pushare questa minion wave sotto la tier 2 della corsia inferiore. Che storia, da monchia con una botlane, hai visto che figata? Vedi cosa avevano i nonci Red Force? Hai visto che bomba, hai Damon con una botlane? Aspetta, troppo. Perché Dudu c'è l'aggressione subito e la seconda iterazione della sua ultimate da parte di Burdol per scappare dal ricamo fatale. Mega Razza della Morte che non va a segno, Herald che andrà a colpire questa torre in corsia centrale che era piena di vita, quindi saranno solo due placcature. Mi ha fatto ridere Canyon che in un millisecondo è arrivato mid dopo aver gankato bot, ha pulito il messaggero e mentre smitava il messaggero aveva già fatto Q1, Q2 sui Raptor, non ha perso un millisecondo di efficiency. È letteralmente nella matrice, vive nelle API del gioco Canyon. Meno male che c'è arrivato anche Vista, perché secondo me se non ci fosse stato Vista, Deokdam e Burd avrebbero detto sai che... andiamo a casa anche Dudu, visto che non ha più niente dalla sua. Infatti, appena possibile, utilizza la sua nebbia sacra per essere tranquillo. C'è stato uno swap delle corsie. Deokdam va a mettere pressione ora in corsia superiore. Chiaro, il classico movimento della regina sulla scacchiera, come dico sempre io. Il tuo pezzo più forte, il tuo pezzo anche più greedy, quello che ha virtualmente il tetto di resa più alto in assoluto tra i tuoi pezzi, lo sposti per la mappa in modo da generare pressione e costringere il tuo avversario a prendere decisioni drastiche in merito. Al momento, tra l'altro, Deokdam può stare pure da solo. Infatti, mi piace questa scelta di muovere Leona indipendentemente da Deokdam, perché quando non vedi Lee Sin e non vedi nemmeno Leona, ci sono ben poche cose che tu puoi fare in mappa liberamente. Devi dare per scontato di averceli addosso. Come dicevo prima, vedi che il peeling di Vista è difficilissimo, l'animazione della W di Rakan è molto lenta, mentre Canyon ha praticamente zero frame di buffering sul calcio. È immediato il kick su Sam D, molto bravo Deokdam a posizionare le nacchere per andare a creare una CC chain dalla quale Sam D non ha scampo. Sam D che in questo momento ha meno gold del top laner nemico, che comunque è morto una volta, non è un bello spot per Sam D. Purtroppo non si riesce a far funzionare, non si riesce a far ingranare la giungla degli Young Wildlife, e questo è tutto merito di Canyon, che detta i tempi per entrambi i jungler. Stavo pensando anche al fatto che comunque Deokdam sta giocando molto sullo scaling, si è visto anche col mititore che ha comprato, proprio della serie io voglio arrivare a un certo punto in cui ti supero i gold e gli oggetti, e questo permette a me di poter essere la AD carry principale nei vari teamfight tra i due naturalmente. Ora si lotta per questo Herald, arrivati in teletrasporto da parte di Burdol con il ricamo fatale, prova subito a mettere pressione sui nemici,
anche Shoemaker arriva, Shoemaker due volte, fiamma solare, su vista, la... viene preso l'Herald da parte dei K. Voglio continuare il fight, c'è il flash, l'aggressione molto buona, attenzione a Sam D che dovrebbe cadere subito tra poco, molto presto, Canyon, da parte proprio di Burdol, kill di Shoemaker, uno dopo l'altro, cadono i giocatori, il flash di Deokdam per due uccisioni ed è Ace. Cosa ha fatto Canyon? In un momento, insomma, aver flashato tre volte. Non hanno preso l'occhio del messaggero perché si sono lanciati in questo folle inseguimento, ma col senno di poi il secondo messaggero non vale una carneficina. E ne fa le spese soltanto Canyon. Io voglio uno slow motion in 0.25 di quello che ha fatto Canyon. Era nel pit, un millisecondo dopo era dietro al campione più lontano degli Unwalife e lo chiccava nel cuore della formazione in modo da creare due knock-up, se ho visto bene. Non ci si può accontentare di un paio d'occhi soltanto, ci vogliono gli occhi delle mosche per capire cosa ha fatto Canyon. Occhi composti di micro occhi, come sono come si fa, come faccio a rallentare lo spazio-tempo per capire cosa ha fatto Canyon. Qua spendono tantissime risorse gli Unwalife, letteralmente modalità panico totale, sprecano una marea di cooldown, lo smite a blindare il messaggero e poi guarda un attimo dopo 1-2 kick double knockup nella cage di Shoemaker. Canyon ne farà anche le spese, ma ormai fai più. Burdol e Deokdam hanno connesso rispettivamente su vista e su Karis Sandy. Il fight non ha veramente vita lunga una volta che connette in questo modo. Qua la prospettiva di Shoemaker che prova ad andare sul messaggero. Stupito del fatto che nessuno l'abbia raccolto, ma di nuovo ben venga non aver raccolto l'occhio se ne è scaturita una carneficina. Bisogna dire anche che comunque i giocatori da Wonkia hanno dei campioni così immobili che ti permette proprio quello che abbiamo visto. Canyon è stato molto bravo all'ultimo secondo, proprio nel momento in cui poteva premere ancora la premuta e lì, come hai detto anche tu, ha portato direttamente Dudu dentro le linee nemiche e comunque avevano utilizzato tutto quello che c'era nel mondo. Inizia. It begins. A me piace dire, hanno anche dei bambini giocatori degli Unwalife, perché sì, non si può vedere tutto questo. No. This is the beginning of the end, cantavano i Nine Inch Nails, ed è l'inizio della fine per chiunque si azzardi a percorrere le sidelane contro Akali, Lee Sin, LeBlanc. Ci vuole un dispendio di risorse in vision per poter starsene in pace sulla mappa, che forse vale la pena stare bandiera bianca e provare a giocare il 5v5 e basta. Accetti di perdere un ultimo baluardo di torre esterna su quella topside, ti chiudi dentro le torri interne, lotti per la visione nelle giungle e porti le wave soltanto a metà campo e mai oltre. E oltre significa avere letteralmente accettato la tua fine. Vediamo se riusciranno a sbloccare questa situazione gli Unwalife. Io metto le fish su un assoluto no, perché hanno dei campioni che comunque richiedono una grossa iniezione di risorse ancora per funzionare. Letteralmente tutti i core champion, Victor, ovviamente Aphelios e anche Gwen. Quindi siamo di fronte a una partita che è già stata messa sui binari giusti, sì, da Canyon, tanto per cambiare. Abbiamo 8000 gol di svantaggio per gli Unwalife, 9 minuti. Per me c'è un frammento di infinito fra Aphelios e Jinx. Non male. Questo è reale. Tu parli di Canyon e tutto quello che vuoi. C'è letteralmente un frammento di infinito fra i due campioni, fra le due bot lane. E stiamo parlando di Jinx. Non sto parlando di, non so, Ezreal, in cui il frammento di infinito gli serve il giusto. È una bot lane sulla quale Canyon sta finalmente trovando la confidence di costruire tanto. Ed è una bot lane che fa paura, non è normale, non è ordinario che Deokdam su Jinx vada ad avere 7 partecipazioni e vada, nonostante il mietitore acquistato, ad essere comunque il bot laner dei due con più aggressione, con più capacità di mettere il DPS già adesso. Fosse una Samira, fosse una Kai'Sa, questo avrebbe molto più senso, ma che lo faccia dalla posizione di una sprovvista di diciamo il più classico dei trash al suo fianco, vanno a giocare aggressivamente. Ho paura. Burdol non è voluto andare lì, meno male. Ho avuto veramente paura che Burdol, con tutti quei HP in meno rispetto al suo diretto rivale, potesse andare a uccidere il nemico. Ero lì, ho detto non lo fare, ti prego non lo fare, non l'ha fatto. È un componente dal poterlo fare. Avesse avuto Oblivion Orb, l'avrebbe fatto tranquillamente. Avesse avuto anche la maschera prima, forse sarebbe andato, perché i danni aiutano in più per la Sagomalanda, perché ricordiamoli, i danni puri di Gwen
prima che tu arrivi a fare la maschera, fanno più male, fra molte virgolette, nel senso l'output di danno è maggiore da parte di Gwen. Ora che ha anche la maschera e si arriva all'Oblivion, vedete Dudu, salutatelo e ditegli ci vediamo alla prossima serie. Dudu, bisognerebbe poi aprire un capitolo anche su Dudu, perché lo split scorso, l'anno scorso, quindi entrambi gli split, sono stato sempre molto critico riguardo a Dudu. Parliamo di una formazione di Yamalife che annoverava ancora Chovy in mid lane e Deft in bot lane, e in modo anche un po' impopolare ho parlato a lungo di come preferissi Morgan in quella formazione, raccogliendo anche le ire dei detrattori di Morgan, che sono parecchi, visto poi come ha performato anche nel playoff estivo, che per inciso è molto molto male. Ma quello che faceva Morgan per quella formazione era fare un po' quello che faceva Khan per i Damwon, ovvero funzionare a un regime di risorse bassissimo. Quindi Dudu sta un pochino, ecco, forse se iniziasse a giocare weak side ricoprirebbe un ruolo un po' più marginale, glielo si potrebbe perdonare, avrebbe meno responsabilità, ma finché gioca come se fosse un carry, come se fosse Canna, come se fosse Zeus, come se fosse Burdolo Rascal, però rende la metà di loro, non ha molte scusanti, diventa uno dei peggiori top laner strong side della divisione, con grosse difficoltà nell'interpretare weak side, tra l'altro. Akali, sì, perché Burdolo è da solo contro mezzo mondo. Schiva la Q. Mentre l'azione della ulti. Poi, bravissimo un flick a utilizzare la possibilità di aggressione. C'è arrivato Canyon. Burdolo. Ora sono guai seri, vista proprio utilizzare la sua tocca del fuga per aiutare i suoi compagni. Tempo. Alla fine morirà. Ma per ma quanto adesso di Damo, hanno utilizzato... Hanno preso troppo, sì. Devono infatti insistere, devono insistere, devono cercare in tutti i modi. Bravo Showmaker che cerca di stoppare Karis, che però sta teleportando dentro da una posizione un pochino più cauta. Secondo me questo 4-5 si può prendere tutto. Guarda i cooldown spesi dai Rangwa. I danni che mette comunque da Octam sono insani. C'è la possibilità di aggressione, infatti guardate subito come va verso Dudu. Fiamma solare per prendere SMD. Bella nebbia sacra di Dudu, molto nebbia bello. Sacra, molto buona. Attenzione però a un flick. I suoi HP sono molto bassi, mi sa che dovranno arretrare, infatti non vanno oltre i giocatori di Yamalife Esports. Divino Burdolo in questa play. Sì, ha pascolato gli avversari per 5 minuti, dando un sacco di tempo ai Damwon, e se riescono a fare Drago into Baron è di nuovo tutto merito di Burdolo e delle sue meccaniche da strapparsi i capelli. Ha tenuto 4 campioni degli Yawa al guinzaglio. Pazzesco. Io penso di averla guffata però Yawa Life in questo caso col tweet che ho fatto prima, perché è incredibile come i giocatori e i Damwon Kia siano riusciti. Ovviamente dici 4v5, morta Kali, è facile arrivare direttamente a prendersi il drago. Invece, attenzione, poi voglio far vedere poi dopo quello che succede, ma prima il fatto che è busted, è letteralmente busted a Kali con il Kentankul. Sì, è molto 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 durevole. È probabilmente la migliore iterazione del campione a mani basse, ha troppo danno flat e la tankiness mista alle finestre che si va a guadagnare di... non di immunità, ma in cui è comunque difficilissimo focussarla grazie allo Shroud, la rendono veramente un tank incredibile. E in tutto questo è anche estremamente mobile, quindi sì, non è affatto facile. Chiunque abbia inventato questa tecnologia oscura può essere soddisfatto. Ha veramente creato un mostro, ma poi metterci mano da Kali e riuscire effettivamente a destreggiarti in mezzo a 5 altri giocatori di LCK e farli sembrare dei rookies, farli sembrare tutti dei... Oddio, tra virgolette lo sono, non me ne vogliono, ma sono letteralmente dei rookies alcuni di questi giocatori, ma rookies in senso dispregiativo, cosa che non si dovrebbe applicare a questi giocatori di Yamalife. Capisci bene che forse Burdolo ha qualcosa che altri Akali player non hanno. Questo è proprio il caso in cui non mi sento di focussarmi troppo sul campione, ma mi sento di andare anche a giustamente lodare l'umano dietro al campione. Vogliamo parlare di come Showmaker sta facendo anche solo questo tipo di gioco con marchio e la vita finisce in un secondo. Si è anche preso la nebbia di Dudu qua, quindi il fight è molto più difficile da navigare per gli Yamalife, che hanno pochissimi strumenti di difensivi, di self-healing a disposizione. Showmaker sta perdendo HP, ma perché... Oh, SMD, quanti HP! Ha perso la Super Mega Razzo della Morte, utilizza la purificazione per scappare dopo aver subito la fiamma solare.
Saranno due inhibitor. Normalmente i Downwalk. Mamma mia, che upgrade alla botlane comunque. No, 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 non è così. Ragazzi, per favore. Ci sono troppi danni, cambiateli. Poi cosa fai, Canyon? Questo è un insect di tutto rispetto. Morirai, ma per la gloria, va benissimo, per l'onore, di nuovo. Per le kill da parte dei Downwalk che mettono al tappeto tutti gli avversari. Down flash in maniera aggressiva. Trovano la prima, trovano la seconda torre, trovano game 1, trovano game 2. I Downwalk si fanno e si dimostrano come il team da battere se vuoi arrivare in top 4. Assolutamente, i gatekeeper di quella top 4 forse avranno ancora qualcosa da dimostrare per poter davvero ambire alle posizioni di Gen.G e Nongshim Red forse al momento, ma che dire, i T1 non si discutono naturalmente, i T1 signori sono ancora un paio di gradini troppo più in là, ma devo dire questi Damwon in una giornata in cui dovevano vincere 2-0 lo hanno fatto in un modo che comunque è meritevole di lodi. Non è un 2-0 che è arrivato in autopilot, privo di idee, privo di iniziative, privo di carattere, è un 2-0 di tutto rispetto in cui soprattutto questo ragazzino qui che risponde al nome di Burdol ha fatto vedere grandi cose e ha meritato davvero il rispetto di chiunque. Penso si possa meritare anche il secondo POG, sai? Lo dico davvero sinceramente, non voglio mai vedere questi POG troppo vincolati alle statistiche, perché vai spesso e volentieri a ingiustamente penalizzare i giocatori che giocano tanto di sacrificio. Giocare a League of Legends è un tiro alla fune in cui si dà e in cui si ottiene, e il dare e ottenere quando passa per le mani di top laner come Khan e oggi come Burdol è meno amaro. Il dare è meno amaro e quello che ottieni è tanto 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 di più di quello che lascia gli avversari. Davvero ben giocata da Burdol tutta quanta la serie, credo che Oya pian pianino tornerà ad avere più una funzione di uomo spogliatoio, di possibile sub per un Burdol che sta maturando tanto. Queste serie fanno bene, sono serie facili, ma che comunque se giocate perfettamente ti danno una bella spinta, ecco. Non è comunque facile fare il possibile per vincere 2-0 senza nemmeno una sbavatura. Ci siamo andati molto vicini oggi. Sono stati veramente fortissimi i Downwalk. Un'altra cosa che mi piace far notare è il fatto di come i DK abbiano dimostrato cosa vuol dire essere forti con le piccole, tra virgolette piccole, perché comunque sì, con le piccole, come posso dirlo, con le piccole, certo, lo dico, certo. Con le piccole, e aver giocato così dannatamente bene, perché se vai a vedere le loro sconfitte sono contro i Gen.G, la loro unica sconfitta è quella contro i Gen.G, e questo è buono per i Damwon, per un semplice motivo. Gen.G e Nongshim hanno due sconfitte. E è vero, contro anche i Nongshim Redforce, chiedo scusa. L'apertura di Week 2. Ma sono sconfitte che ci sta e possono infatti andare in entrambe le direzioni queste best of 3 tra e questo deve essere enormi. Positivo? Certo. Concludo il discorso con per chi è tifoso da Monkia, perché vuol dire che la tua ricostruzione è partita da una base solida. Assolutamente, assolutamente sì. E davvero, solo chi non ha seguito lo split scorso poteva pensare a un downgrade della bot lane e a una top lane lasciata in balia di se stessa senza che potesse rendere nel breve termine. Io avevo molta poca fiducia nel momento in cui c'era soltanto Oya, perché Oya al momento è un giocatore, diciamo, nel suo prime, un giocatore fatto, finito, nel senso non finito che non vale più niente, no, è un giocatore che ha 22 anni, è nel suo prime, non ha enormi margini di miglioramento, è un giocatore molto solido, può interpretare molto bene il side, proprio come faceva Khan, ma che nei Freddit Brion è stato un pochino costretto a snaturarsi, fare un po' il che può fare, giocare tanto Gnar, giocare tanto Engage, giocare tanto Carry, e quindi che non necessariamente rispondeva alle necessità di questo roster dei Damwon. Quando fu annunciato Burdol, fui molto più ottimista, perché tra l'altro è arrivato prima l'annuncio di Burdol e poi quello di Oya a seguire. Non sono sicurissimo, comunque sia. Con un Burdol invece ero un po' più ottimista, perché parliamo di un classe 2003, tra l'altro Natale 2003, quindi praticamente un 2004. Un ragazzo che deve fare 18 anni, che ha una enorme qualità meccanica, ha una champion pool già molto ampia e che
proprio in virtù, non a causa, in virtù della sua giovane età, può essere molto duttile, molto malleabile alle esigenze di roster di Dammon. All'inizio la vedevo con un po' più di scetticismo, cioè ero preoccupato che un giocatore così giovane, schiacciato in un ruolo così specifico, potesse perdere un po' la presa sulla sua carriera, poteva trovarsi male, poteva esplodere psicologicamente. E invece lo vedo proprio fiorire in questo contesto, Burdal. Ne sono molto contento, perché è un giocatore che... non poteva fare l'eterno secondo in Gen.G da Rascal, non perché Rascal sia un giocatore debole, assolutamente. Rascal adesso che nei KT è responsabilizzatissimo, sta facendo un ottimo split, ma proprio perché era evidente che fosse un altro piccolo Zeus che aveva bisogno di quel contesto un po' più di crescita attorno a sé, che Zeus aveva avuto nel tenor roster di T1 in primavera scorsa, e che però non stava trovando Burdal. Adesso che l'abbiamo finalmente visto esplodere in questa serie, possiamo, senza mettere in imbarazzo gli altri giocatori del quintetto, dire che Burdal ha deciso questa best of three. Lo ha fatto assieme a Canyon, certo, ma Burdal è stato uno dei fattori determinanti di questa best of three. Sto pensando anche però un'altra cosa. Ora domenica ha l'esame più importante, perché domenica si trova di fronte proprio Zeus. È la sfida, sì, fra i due giovani prodigi della corsia, sì, superiore. Sto pensando proprio a come Damwon Kia si ritrovano ora a farci capire se i Damwon possono veramente vedere quella top 2 e dire: noi stiamo migliorando, vediamo come va per la top 2, oppure dire: noi siamo i gatekeeper, quindi chi vuole veramente andare a prendersi la top 4 deve passare questa linea, cosa che noi non permettiamo a nessuno. Ripensando anche al game 2, Yamo Life un'altra volta di nuovo dimostrano che ci sono delle mancanze proprio sotto molti punti di vista. È sì il campionato in cui lo split di LCK in cui tutto può succedere, ma ci sono delle piccole note a piedi pagina che dicono: potrebbe tutto succedere, ma non con loro quattro. Perché se sì hanno vinto con i Nongshim Red Force, bisogna anche dirlo, Nongshim stanno continuando a vincere sempre, ora più che mai. E dall'altra parte Young Life stanno continuando a perdere, ora più che mai. Sì, questi roster da fondo classifica che hanno investito molto sui giovani, naturalmente diventa anche un po' retorico andare a giudicare. È ovvio che stiano costruendo, è ovvio che siano un work in progress e che non abbiano ambizioni in questo esatto split. Si tratta di insomma gettare delle fondamenta, vedere che cosa attecchisce, vedere che cosa può effettivamente essere mantenuto anche nell'arco dell'estate, ma forse guarda neanche nell'arco di quest'estate, forse in questo caso il progetto è ancora più a lungo termine, vedere se si riesce effettivamente ad avere qualcosa per la primavera dell'anno prossimo, iniziare a gettare delle fondamenta. Questi Young Life al momento non hanno alcuna ambizione, possono pensare di rosicchiare qualcosa nella zona playoff, ma inizia a farsi un po' fitta la corsa, ecco. Se le prime 5 posizioni, le prime 4 sono bloccate, secondo me, non c'è dubbio che avremo, non necessariamente in quest'ordine, ma T1, Gen.G, Nongshim e Damwon, ce ne sono due di posizioni up for grabs, quindi lì da essere prese, e sono la quinta e la sesta. Al momento gli Yanwha non sono ancora del tutto fuori dalla corsa. Naturalmente. Però messi lì gli organici, messe lì le formazioni, dovrebbero cedere qualcosa almeno a KT Rolster, Kwangdong e Leaf Sandbox. Quindi stiamo già parlando di dover lottare per nona decima assieme ai Fredit Brion. Vediamo, sì, perché comunque Kwangdong non stanno cliccando, i KT sono molto incostanti, i Leaf Sandbox a loro volta, avendo tantissimi giovani, hanno delle performance molto ad altalena. Può succedere di tutto, però quello che manca a Yanwha Life è... è un po' di tutto. Non ci sono buonissime stats da corsia, non c'è un'idea di gioco molto evidente. All'inizio mi sembrava di sì, dopo le prime due uscite, nonostante poi presero una sonora sconfitta anche solo dai Fredit Brion, all'inizio mi pareva di vedere qualcosa contro i Nongshim, contro anche i Fredit Brion, anche quando hanno perso contro i KT, mi sembrava di vedere comunque degli Yanwha che volessero giocare bot side centrici, quindi con una top side un po' più lato debole, e con molta enfasi su Samdi, che stava performando molto bene, vista che stava performando molto bene dalla support position, e Karis, che sembrava un po' un gioiellino sul quale puntare, da mettere in condizione di carriare,
Come poi, se ti ricordi, aveva fatto in quella partita pazzesca con Akali. Sì, risolse sì, da sì, solo sì. La partita con Akali, flancando il quintetto degli avversari. Non ricordo. Fosse proprio in occasione della partita contro i Fredrick Brion, quando mise la partita sull'1-1. Sull'1-1, detto giustissimo. Detto questo, sono un po' dell'idea che debbano un po' che debbano cambiare un pochino delle meccaniche, perché Dudu non può continuare dopo 2 anni in cui viene messo in discussione come strong set top laner a fare solo lo strong set top laner. Bisogna che inizi ad avere Gragas nel suo parco campioni, bisogna che inizi ad esplorare le possibilità di giocare anche qualcosa di diverso da Camilla lato forte. Quel game 1 secondo me è stato pesantemente deciso dall'attitudine, dalla disciplina di Dudu, dalla sua preparazione, il fatto che abbia voluto chiedere una Camille B4 rivelata a una Gwen R4. È un po' pericoloso, ecco, non molte volte la passi liscia, non contro i Dammon. Ed è Canyon, il POG, con 80% di kill participation a 15 minuti, 78.6 globale, quindi a game finito. Credo che ci sia poco da discutere, anche se il suo DPM è stato molto basso, si trattava di un Lee Sin, di un playmaker, di un facilitatore del team, e le sue azioni sono state fulminee e letali per decidere il team fight invece del suo team intero. Era lui a prendere la situazione in mano, a mettere in condizione di carriare quella botlane di Dead McKellen, che finalmente riesce a finalizzare le iniziative di Canyon. 2 le uccisioni sulla prima azione, poi c'è l'altra azione che vede la raccolta della kill da parte di Deoctam su Sandy, bellissima la concatenazione di kick più fuochino a blindare la kill su Sandy, e poi questo fight in cui in un secondo si muove da un lato all'altro degli schermi degli avversari che non ci capiscono niente, kick e knock up su 2, anche se ci perde la vita qui, ha praticamente deciso il fight da solo. Questa è una ulti di Malphite, non una ulti di Lee Sin. Scusa? Sei tu Wolcat? Sono io. Hai detto fuochino? Ebbene sì, non le ho chiamate Nacker. Sto imparando. Ecco perché 2 persone hanno votato per Showmaker, per questo, perché tu le hai triggerate e quindi sono Nacker e lo dirà anche nell'intervista, quindi parola a te, Wally. Burdol! MVP di game 1 è Canyon. Stai avendo dei game fantastici dalla starting lineup, quindi da titolare. Come ti senti? Ovviamente sono molto contento di questo. Riguardo le performance, l'ultimo team fight in particolare, penso di avere ancora molta strada da percorrere, dice Burdo molto umilmente. Non contentissimo, forse poteva uscirne vivo. Era molto significativo, era molto importante per noi uscire da questa serie con una vittoria per 2-0. Di conseguenza sono molto soddisfatto. Sono molto d'accordo, Burdol. Sono molto confident nel fatto che Gwen avesse un vantaggio contro Camille, quindi non mi aspettavo che andassero a imbastire la Camille Galio Comp proprio in faccia a Gwen, però è andata bene. Mi ha chiesto se avesse forse preferito un pochino più di supporto sulla top lane, di cosa pensassi di quello che invece stava ricevendo Dudu in quanto supporto sulla top lane. E dice Burdol: guarda, mi stavo solo concentrando sul fatto di avere il gap di CS più ampio possibile. Certo, è un peccato che sia arrivato Xin Zhao mettendo i bastoni tra le ruote già a livello 3, però vita da top lane. Parlando di Gwen, attualmente è 5-15 nel CK. Riesci a darci qualche insight in più? E Burdo risponde che è un campione sul quale effettivamente deve fare molta pratica ancora, perché non è super adatta a tutte le situazioni, non è necessariamente fortissima, è un po' situazionale, va saputo a giocare. Viene chiesto a Canyon se trova che le performance di Burdol siano buone, se si sta adattando bene al roster. Canyon è molto vocale al merito, assolutamente sì. Canyon non è uno che si spende facilmente in complimenti, neanche per se stesso, è uno molto critico. Vederlo così è un bel colpo d'occhio, poi approfondiamo. Game numero 1, Canyon. Ha giocato Olaf. Contro Xin Zhao. È un counter pick, puoi approfondire?
Ovviamente ci aspettavamo la scelta di Onflik. Sì, non è proprio necessariamente un counter, però guardando la loro composizione ho pensato che fosse un ottimo pick Olaf. In effetti c'erano molti CC. Lee Sin. Cosa pensi del fatto che alcuni dicano che sia un po' una carta trappola, no? Che sia un po' un bait, un'esca? Sì, anche io un po' ero condizionato da queste voci, ma dopo averlo riutilizzato in qualche scream e anche in solo queue, devo dire che non trovo motivi per cui debba essere una trappola, è semplicemente solo forte. Penso che entrambi avremmo dovuto giocare attorno a botside, nel livello di piano di gioco questo era il design delle nostre partite. Ci sono state delle occasioni in cui ho preso dei gank un po' più rischiosi del mio solito, che però sono andati bene, quindi ovviamente sì, la call sei stato tu a farla, giusto? E Canyon, facendo con la testa, dice sì sì, le chiamate di quel tipo partono da me. Adesso con questo nuovo titolo di POG sei a pari merito con Dredd. Pensi che sia perché in questo Spring Split i jungler abbiano un ruolo più importante? Questa è una cosa a cui poi dovrà seguire una spiegazione, ma Canyon risponde: sì, sono stato molto fortunato a tenere POG, non penso che sia necessariamente quello il caso, quindi non penso che sia necessariamente il ruolo più impattante di jungler. Per quanto riguarda la sfida contro i T1, vedremo questa domenica, matchup contro Zeus. Burdol non ha timore di fare complimenti al suo futuro avversario. Dice Zeus è davvero un'ispirazione, sta avendo delle performance pazzesche in top lane. Burdol e Canyon con l'augurio di buon anno nuovo alla Lolpar Carina, che ringrazia e ricambia l'applauso. E questo è quanto per l'intervista. Dicevo, volevo solo chiudere una parentesi rapida, magari per il pubblico un po' più nuovo di LCK. Sentirete molto spesso i giocatori in intervista parlare di essere stati fortunati. Ovviamente non esiste fortuna nel Summoner's Rift, ma è visto come un modo molto educato di rispondere a dei complimenti, sminuirsi e buttarla sul tema della fortuna. Ovviamente non lo pensano davvero. Ecco, per noi occidentali può sembrare sì, un po' strano. Non stiamo giocando a un gioco di carte o peggio ancora al casino. Sono giocatori effettivamente meritevoli di quei titoli di POG, ma è vista come una pratica molto educata sminuire i complimenti ricevuti con attribuendole la fortuna. Detto questo, se Dredd e Canyon sono lassù è perché sì, sono assolutamente molto importanti i jungler in questo metagame. Spesso sono davvero i soli giocatori attivi in mappa. Essendo un meta in cui si tende molto a scalare, si tendeva soprattutto a scalare una volta che c'era il Drago Chemtech, anche solo settimana scorsa, e quindi quello rappresentava una win condition da late game fondamentale. Adesso comunque resta vero che ci sono un sacco di ruoli che vuoi dedicare all'hyperscaling, top inclusa, spesso e volentieri, top inclusa. Quindi jungler che spesso assieme al support è l'unico campione attivo in mappa, giustamente vengono spesso indicati i jungler come POG, e Dredd e Canyon sono tra i migliori interpreti di questo ruolo al momento, forse non solo in LCK. Aspettiamo di vedere gli appuntamenti internazionali. Vedremo un po' anche gli appuntamenti internazionali, perché avremo un campionato lunghissimo. Io voglio ricordare, prima di lanciare una pausa un po' più lunga, vi permettiamo di fare una seconda colazione, visto che sono ancora solo le 11, quindi il pranzo non è ancora il momento, che prossima settimana il LCK si fermerà per proprio Capodanno lunare. Infatti avete sentito come aveva fatto la traduzione anche Wolcat, che è arrivato il saluto anche tradizionale per gli auguri di fine anno, perché da quelle parti in Asia si festeggia più quello. Ma io vi dico che è il momento di festeggiare con una buona seconda colazione. Dopo una pausa un po' più lunga avrete la seconda serie, Freddy Brion contro i Quantum Freaks.